Ciao, rieccomi con un nuovo video dopo un po' di tempo. Mi ero ripromessa di farne di più, ma sono venuta meno ai miei propositi. Scusa il guazzabuglio alle mie spalle, non ho ancora messo in ordine perché ho detto se non mi siedo adesso e lo faccio adesso, continuerò a rimandare e non farne più. Quindi scusami il disordine alle mie spalle. Questo è una sorta di video preparati con me. Non so se sono capace perché non sono molto portata a parlare mentre mi trucco, quindi probabilmente ci saranno dei pezzi che manderò a doppia velocità perché di solito mi trucco in silenzio, non sono capace. Ne approfitto per girarti delle domande che mi frullano in testa. Non so se anche tu la stessa impressione, tra virgolette, o magari puoi darmi delle risposte e quindi illuminarmi, tra virgolette. Allora, innanzitutto iscriviti, lasciami un like, un commento, tutto quello che vuoi tu. E iniziamo subito. Ho già messo la BB cream della Sienne per portarmi avanti, per uniformare un po' il colorito. Non farò niente di eccezionale perché, ripeto, dobbiamo stare in casa e iniziamo subito con un po' di correttore perché le occhiaie ci sono e vediamo di cancellarle. Allora, intanto che metto, se riesco, il correttore, le mie domande sono queste, un po' le mie perplessità sul mondo del make up, per quanto riguarda i social, cioè vuoi YouTube, vuoi Instagram, queste cose qui. Allora, la prima domanda è: vedo tantissime persone che truccano prima gli occhi e poi fanno tutto il resto, il correttore, fondotinta e tutto il resto. Come si fa? Cioè, io quando mi trucco gli occhi è un casino poi truccarmi tutto il resto e non riesco proprio, ci ho provato, ma mi esce un macello tremendo. Non so, per quale motivo uno dovrebbe truccare prima gli occhi e poi truccare tutto il resto? Capisco forse per mimetizzare dei difetti, tra virgolette, delle marachelle, aggiustare postumo, non lo so, però fatto sta che io veramente non ci riesco. Se provo a fare la base dopo essermi truccata gli occhi, cioè capita che mi tiro via, non lo so, le sbavature di nero, sbavature di mascara, di ombretto, cioè faccio un guazzabuglio, un mascherone, non capisco l'utilità e soprattutto come fanno a fare la base così bene dopo essersi truccati gli occhi? Non lo so, questo è il mio primo mistero sul mondo del beauty nei social, tutorial e quant'altro. Allora, non so se usare il correttore per base. Io intanto inizio a lacrimare. Vabbè. Mi metto un goccetto di correttore anche come base e via, tanto non deve essere perfetto, devo restare in casa, giusto per non restare bianche, anche perché in questa quarantena io a giorni alterni ho continuato a truccarmi leggera, certe volte quando avevo un po' più di ispirazione, qualche trucco tra virgolette un po' più elaborato di quelli che non farei mai per uscire, intendiamoci. Ho giocato un po' col trucco, un po' per noia, un po' perché, cioè, il tempo c'è adesso, sicuramente non avrò tempo di perdere tempo, tra virgolette, quindi mi sono un po' sbizzarrita. E anche per non restare proprio come un fantasmino pallido in giro per casa col pigiama, ok, quindi mi sono tenuta sempre lavata, vestita, come se dovessi andare a lavoro, come se dovesse procedere comunque normalmente la mia giornata, con anche la sveglia abbastanza presto, devo dire. Però, diciamo, non mi sono proprio annoiata del tutto. Allora, continuo con la palette Sherry Temptation. Vabbè, dai. Il mio inglese è quello che è, questa qui dell'Astra, ok, e vado su dei colori molto molto neutri, quindi prendo tipo questo qui,
E ci faccio tipo marcata qua sotto. Sì, comunque qualcosa di molto leggero. Poi la mia seconda domanda, continuando sulle questioni dei make-up tutorial e comunque make-up in genere sui social, è il baking. Si chiama baking, quella cosa con la cipria, 3 quintali di cipria sotto gli occhi. Che, cioè, allora, io ho un problema serio con la cipria. Perché anche solo metterla per fissare il correttore mi fa un casino di pieghette, come se mi seccasse la pelle, cioè diventa una cosa improponibile. Mi fate capire come fate il baking, mettervi 3 quintali di cipria e poi uscire con la pelle come bambole? Cioè, voglio i trucchetti svelati, voglio sapere come fate a fare 3 quintali di cipria che se li metto io mi si prosciuga l'orbita oculare e uscirne perfettamente luminose e bellissime. E soprattutto la mia domanda è: ma perché? Cioè, perché si mettono 15 quintali di cipria? Qua, voglio capire che per illuminare, per fare delle zone più chiare, ma a questo non serve anche la cipria, cioè vendono della cipria chiara proprio per fare delle parti più luminose di altre, per schiarire, tra virgolette. Quindi mi spiegate cortesemente il perché di questa moda del baking, che veramente non riesco a capirla. Mi sono persa qualcosa, non lo so. Questi 15 quintali di cipria, che io ci provo anche solo a metterne un velo, ripeto, per fissare il correttore, diventa veramente un pastrocchio. Cioè, oddio, io non sono una make-up artist, una truccatrice, non sono niente, sono a livello molto molto amatoriale, tra virgolette, sono una che gli piace truccarsi, che gli piace avere tanti trucchi. Perderci tempo, giocarci, io non sono sicuramente a livello professionale, non so i trucchi del mestiere, tra virgolette, quel poco che so l'ho imparato tipo da Clio, comunque su YouTube, e non mi arrogherei mai del titolo di make-up artist o truccatrice o quant'altro, però ci sono cose che veramente, anche se seguo i tutorial e cerco di capire come farle, e soprattutto il perché farle. Non riesco. Proprio è al di fuori della mia portata. Ci ho messo 3 ore per fare questa cosa perché non sono proprio in grado di chiacchierare e truccarmi, mi distraggo troppo. Allora, poi per il resto dell'occhio, proprio a tutta palpebra, prenderò questo rosino qui. Me lo spataccio su tutta la palpebra. Poi via. Per esempio, tu ci hai mai provato a fare il baking? Ti è riuscito? O tipo la base dopo aver truccato gli occhi, ti è riuscita? Così ti intendo, così come fanno vedere che riesca perfettamente. Perché boh, sarò incapace io probabilmente. Possibilissimo che sia incapace io. In questo caso, tornando alla base, no? Tutte le polverine che cadono dell'ombretto e quant'altro non si appiccicano poi nel correttore, nel fondotinta, per fare un mischia mischia generale? Non lo so. Ci sono cose che non capisco. E a proposito di correttore e fondotinta, come si fa a mettere una boccetta di correttore e o fondotinta a trucco? Io vedo dei tutorial in giro, specialmente su Instagram,
ragazze che si truccano, che mettono ste spatasciate di fondotinta esagerato, cioè pare che, anche di correttore, pare che si mettono veramente tutta la boccetta in faccia per un solo trucco. Io non riesco a capire. Poi la stendono perfettamente. Allora, le cose sono due, cioè o mi stai prendendo palesemente in giro, oppure c'è qualche filtro magico che fa sembrare che tu esca perfetta, perché io se metto un po' più di correttore mi sembra che ho la maschera di cera in faccia. Per quanto io lo stenda per bene, provi a stenderlo per bene. Se esagero un po' di più col correttore o col fondotinta, veramente si vede tanto. Per quanto io lo voglia stendere, lavorare tutto quello che vuoi, ma si vede che ho dei quintali di correttore in faccia. Non parliamo del fatto se prova ad aggiungere la cipria e quant'altro. E non credo che sia semplicemente una questione di prodotti, perché l'ho visto farlo con qualsiasi tipo di marca, dalla più economica alla più blasonata, tra virgolette. Quindi non credo sia prettamente una questione di prodotto, cioè c'è della tecnica dietro che io non so e voglio che me la spiegate, o ci sono dei trucchetti fotografici che non mi fate vedere la realtà, vi ritoccate, sembrate tutte bellissime, ma poi alla fine realmente se vi si vedesse da vicino ci sarebbe il mascherone come esce a me. Voglio saperlo. Rieccomi, sono stata interrotta da una chiamata, quindi ho dovuto stoppare e non mi ricordo dove sono rimasta. Va bene, continuo a mettere questo e faccio un angolino. Così per intensificare un po' con questo qua, anche se non mi sembra molto scuro, però. Tu come stai passando la quarantena? Ti alleni, leggi, sferruzzi, ti trucchi, hai approfittato per fare qualcosa di nuovo per cui non avevi tempo prima? Io sono curiosa, anche perché poi mi vengono nuove idee da fare e quindi approfitto dei suggerimenti. Ok. Molto, molto, molto semplice. Diciamo che la finiamo qui, così. Ritocco un po' di rosa qua che ci vedo i buchi di colore. E poi passo al mascara che l'avevo preso. Sì. Ah no, metto prima un po' di matita. Questa qui marroncina dell'Essence, un marroncino chiaro. Teddy. Si chiama Teddy. Sì, 08 Teddy. C'è una linea così. Ah, questa matita è secca, per questo non la uso mai. Mai che riuscissi a farmi due linee uguali, specialmente adesso che le sto facendo di fretta. Ecco, questa è uscita sottilissima e questa è uscita un po' più ciaciotta. Vediamo se le riusciamo ad aggiustare. Vabbè, è meglio che la smetto perché sto peggiorando la situazione. Capita anche a te che vuoi aggiustare una marachella e diventa sempre peggio di prima? Meglio che mi fermo qua perché sennò, se continuo a insistere, diventa sempre peggio. Mascara, mascara sempre Astra. Giusto una passata velocissima. Ok, ma a proposito di mascara,
Ma mettere sempre le ciglia finte con la relativa colla, sempre quassù. Non ti fa un senso di irritazione o peggio ancora, io quelle rarissime volte che ho usato le ciglia finte ho il terrore che mi stacca via le ciglia mie. Il terrore proprio. Però mi chiedo, anche non, diciamo, facendo la ceretta delle ciglia naturali, non ti viene l'irritazione come se fosse da sfregamento a mettere sempre questa cosa e poi strapparla via? Vedo gente che non esce neanche a fare la spesa se non ha messo le ciglia finte. Io voglio capire tutto quello che vuoi, però su, ci sono dei mascara che fanno un bell'effetto anche senza che metti per forza le ciglia finte. E poi, anche se sei un po' più nature, tra virgolette, non muore nessuno. Blush, come blush e rossetto, userò lo stesso prodotto che questo Blush Me All Over Lip and Cheek. Nella colorazione 08 Blossom, sempre di Astra, un po' monomarca oggi, ma ho preso dei prodotti piuttosto facili da usare che vado sul sicuro. E il blush lo metto con il dito, perché l'altra volta che l'ho usato direttamente passandolo sulla guancia, ha fatto la patina sopra del fondotinta e poi quando lo vado a mettere sulla bocca non mi piace, quindi mi fa un po' schifetto. E un bellissimo rosa Barbie, proprio Barbie, che mi piace molto. Poi a me questi prodotti multifunzionali mi piacciono tanto. Poi ho un'ultimissima curiosità che vorrei togliermi, vorrei proprio davvero sapere il perché, tornando sempre al discorso beauty barra social. E me lo chiedo perché le metto anch'io le foto dei miei trucchi su Instagram. La mia domanda è: perché ritoccare le foto? Cioè, se tu vuoi mostrarmi un trucco e le ritocchi con 200.000 filtri, diventerà un altro trucco, non sarà quello che hai fatto tu. Perché ritoccare le foto? Oppure ti spiani la faccia con l'effetto bellezza, ti metti le stelline, i cuoricini, i glitterini finti. Cioè, se tu ti ritocchi la foto, non diventa più la dimostrazione della tua arte, del trucco che hai fatto. Diventa un fotomontaggio, una cosa, una foto tanto per, come quelle patinate ritoccate che stanno sui giornali. Mi spiegate perché le beauty guru vogliono fare i tutorial fotografici o mostrare il trucco che hanno fatto con delle foto piene zeppe di ritocchi, di filtri, di roba finta? Cioè, non mi stai mostrando quello che hai fatto, mi stai mostrando quanto sei bravo a usare il Photoshop o i filtri. Quello proprio è una cosa che non riesco a capire. Se tu mi vuoi far vedere come sei brava a truccarti, non c'è bisogno che mi ritocchi la foto all'infinito, io non so più quale sei tu, in sostanza. O no? A me questa cosa delle foto ritoccate dà un nervoso, perché tu non mi stai mostrando quello che hai fatto, tu mi stai mostrando in questo caso quanto sei brava a usare i filtri e i ritocchi. Questa è una mia opinione. Va bene, il trucco è questo, semplicissimo, velocissimo, mi sono persa un po' in chiacchiere, non sono molto pratica, voglio prenderci la mano, ma non sono ancora molto pratica. Se ti è piaciuto lasciami un like, se non ti è piaciuto dimmi perché non ti è piaciuto, i commenti costruttivi sono sempre ben accetti. Se vuoi iscriviti, accendi la campanella, tutte quelle cose che si fanno. Io spero, come al solito, di averti tenuto un po' di compagnia. Ci tengo assolutamente a sapere la tua opinione sui miei dubbi, perché ci tengo davvero, voglio sapere se sono l'unica strana che ha questa visuale, tra virgolette. Oppla. Se sono l'unica strana a vederla in questa maniera, o se magari qualche dubbio o qualche perplessità viene anche a te. Sono curiosa davvero di saperlo, voglio capirlo. E niente, io spero di riuscire a fare un video in più breve tempo, con meno lasso di tempo e mezzo, e spero di rivederti nel prossimo video. Ciao!